Ciao ragazze, nonostante ufficialmente non sia ancora iniziata l'estate, io ormai sono già nel mood estivo e oggi vi voglio parlare dei ripescati dell'estate. Li ho messi tutti qui dentro e sono tantissimi. Mi sono resa conto che tra l'altro alcuni sono proprio ormai diventati dei must have per me. Comunque, partiamo questa volta dalle palette viso. Sono un po' in un periodo in fissa per le palette viso. E voglio assolutamente ripescare, anzi che ho già ripescato tra l'altro anche oggi, la Natural Face di Too Faced, questa qua. Questo è il packaging della palette, è davvero molto bello. Non è un'edizione limitata, quindi la potete trovare tranquillamente da Sephora. Questi qua sono i colori della palette. Abbiamo due terre, due blush e due illuminanti. Forse quello che mi piace meno di questa palette sono le terre. Infatti oggi ho fatto un po' un mix dei due, perché non mi ricordavo bene quale andava meglio per me, però sono veramente iperpigmentate, infatti ho cercato di sfumarle al meglio oggi. I due blush sono davvero molto carini. Mi piace soprattutto il Pink Sand, che è un bellissimo marroncino rosato. Io però spesso, come ho fatto anche oggi, li mischio insieme. Bellissimi sono anche gli illuminanti. Questi due sono gli illuminanti. Satin Sheet è proprio quello più dorato, ovviamente. Il mio preferito è ovvio Starlight, quello rosato che ho anche indosso. È una texture bella pigmentata, sfumabile. Questi sono i due blush. Duratura, durano tantissimo durante il giorno. Queste invece sono le terre, che sono quelle che secondo me per una carnagione un po' chiara come me non sono propriamente adatte. Ecco, se mi abbronzerò un pochettino invece saranno perfette. Altra palette per il viso, questa però purtroppo è un'edizione limitata, ma se l'avete comprata dovete assolutamente ripescarla per l'estate, è questa di Becca in collaborazione con Jaclyn Hill. Inutile che vi faccio vedere la confezione perché tanto è tutta specchiata. Questa, a differenza di quella Too Faced, non ha terre ma ha tre blush e due illuminanti, tra cui uno che è veramente l'amore, che è il Sea Pop o Champagne Pop. Tra l'altro ho visto che per l'estate faranno proprio una collezione tutta dedicata a Champagne Pop, quindi con tutti con la stessa colorazione, che per me è meravigliosa. Comunque queste qua sono i blush. Blush ovviamente super estivi, bellissimo anche questo, che però alla fine potrebbe essere sfruttato anche quello in mezzo, un po', per me è un po' aranciato, però per le carnagioni un po' più scure potrebbe essere sfruttato anche come bronzer, perché appunto è matte. Questi qua sono i blush iperpigmentati, texture sottilissima, sfumabilissima, meravigliosa, e invece questi sono gli illuminanti pazzeschi, veramente pazzeschi, una passata e via, meravigliosi. Uno è il Sea Pop e l'altro è il Gold Pop. Il Sea Pop lo potete tranquillamente trovare singolo in full size. Rimanendo in tema palette barra illuminanti, voglio ripescare anche questa qua di Pixi, che fa parte della collezione di Dulce Candy. Questa qua mi avevano inviato un po' di tempo fa, però in realtà non ve ne ho ancora mai parlato. Si chiama la Café con Dulce Sweet Glow. È una palette iper, iper pigmentata, iper luminosa. E sembrano quasi proprio burro, cremosi, ecco, quasi crema sembrano. Gli illuminanti, ok, bellissimi e soprattutto super estivi. Questi sono i primi tre, non so se si trova ancora questa palette. E poi ci sono questi qui rosati che non so se possono essere appunto usati come blush, forse sì, però anche questi sono luminosissimi, pigmentatissimi, wow. E poi ci sono questi altri colori, diciamo, un po' più scuri, che boh, non so come poterli utilizzare se non sugli occhi. Infatti penso che sia una palette proprio sfruttabile sia sugli occhi sia sul viso. Questa la voglio assolutamente ripescare. Come palette viso voglio ripescare questa qua di Smashbox, che ho usato ancora troppo poco, che è la Covershot Petal Metal, che avevo comprato col Black Friday forse. Forse sì, o comunque con qualche sconticino sul sito di Douglas.
ed è questa perfetta, soprattutto la voglio ripescare innanzitutto perché secondo me è una palette dai toni comunque estivi, luminosissimi, infatti appunto è metal. E poi perché è piccolina, secondo me è perfetta per i viaggi quest'estate, magari appunto quando andrò in vacanza me la porterò. E anche di questa la texture è qualcosa di fantastico, veramente. Gli ombretti sono iper pigmentati, cremosi. Questi sono quelli metal. Questo ad esempio, vabbè, è un marrone matte, eccetera, comunque palette ottima. Un'altra palette che voglio ripescare è la Norvina di Anastasia Beverly Hills, che è da un po' che ho accantonato, non per qualcosa, ma perché ho talmente tante palette che devo assolutamente farle girare. Questa è l'amore mio, quindi devo assolutamente ripescarla per fare dei trucchi sicuramente estivi con questo viola, celestial, rose gold, dreamer, wild child, che sono qualcosa di eccezionale anche questi, mamma mia, veramente texture. Oggi vi sto facendo vedere delle texture magnifiche proprio. Mamma che bella. Questi ad esempio sono alcuni degli ombretti. Tra l'altro gli ombretti di Anastasia Beverly Hills, soprattutto quelli metal, rendono benissimo sia col pennello sia con le dita. Sono veramente uno dei pochi brand che rende benissimo sia col pennello sia con le dita. Dimenticavo che come illuminante voglio assolutamente ripescare questo di Jouer, che è l'amore, forse ne avevo già parlato anche in un altro video recentemente, ma comunque questo per l'estate è qualcosa di pazzesco. Anche di questo, texture favolosa, mi sto ripetendo un sacco di volte, ma veramente di questi prodotti la texture è fantastica, sottile, iperpigmentato, si fonde benissimo con la pelle. Questo è il Rose Quartz, appunto di Jouer. Mi aveva inviato Maui Beauty, ma insomma lo comprerei assolutamente con i miei soldi perché è meraviglioso, costa 25 euro, quindi non è assolutamente economico, ma li vale tutti. Ha questa texture così sottile che si fonde perfettamente sulla pelle senza enfatizzare grana, cose del genere, quindi è meraviglioso. Come ombretti singoli devo assolutamente ripescare questi di Pupa della Summer in LA della scorsa estate. Sono gli Hollow Shadow. Questi purtroppo erano un'edizione limitata, ma dovreste trovarli ora nelle palette Makeup Stories di Pupa. Questo è il numero 1 e questo qua è il numero 2. Questi sono particolarissimi anche al tatto, sembrano cremosi però leggermente granulosi, boh, particolarissimi. Quest'altro è il numero 02. Questi rendono più con le dita che col pennello. E questi sono i colori, effetto oleografico favoloso, particolarissimi. Ecco, vi ho detto, si trovano anche nelle proprie palette che ha fatto Pupa. Penso proprio perché sono andati talmente bene questi colori che hanno deciso poi di metterli in permanente in quelle palette. Il numero 02 ha questi riflessi giallo-oro-rame pazzeschi, in base proprio a come si muove, non so se si vede in videocamera, però tutti questi riflessi stupendi. Insomma, qualcosa di magnifico e sono contenta che comunque li abbiano riproposti in collezione permanente in quelle palette. Come blush voglio ripescare assolutamente uno dei miei preferiti di Nabla, che è Coralia. Questo blush stupendo, super estivo, che era uscito in un'edizione limitata di non mi ricordo quale collezione, forse la Mermaid probabilmente. Ed è stupendo perché è questo colore che non è né troppo pesca né troppo rosato, insomma una via di mezzo che è meraviglioso. Ripesco questo qua di Pixi, questo penso di ripescarlo ogni estate perché è il Glowy Powder Rhum Rose che Pixi ha fatto in collaborazione con Aswin Noward, una beauty guru, beauty blogger. Ogni tanto Pixi fa queste collaborazioni con le beauty blogger e questo colore è magnifico.
È un rosato super luminoso, davvero bello, un po' anche rose gold. Poi voglio ripescare anche questo qua di Too Faced, che è lo Sweetie Pie Radiant Matte Bronzer. Forse tra tutti i prodotti di Too Faced è quello che ho sfruttato meno perché mi piace un po' meno, nel senso che ha questo colore un marroncino pesca che non so mai se mettere come blush o come bronzer no, perché come bronzer è troppo pesca, come blush però boh, non lo so perché è troppo forse marroncino, troppo pesca, boh. Lo voglio ripescare comunque. Non è iperpigmentato, infatti ho fatto varie passate per farvi vedere un pochettino qua il colore, forse anche per quello che non mi aveva fatto tanto impazzire. E vabbè, l'avevo preso principalmente perché questo pack da crostata alla pesca mi faceva impazzire, però poi effettivamente sul viso non è che mi avesse fatto poi così tanto impazzire, appunto, ecco. Però comunque lo voglio ripescare. Come terra, sempre parlando di Too Faced, voglio assolutamente ripescare la Chocolate Soleil che non uso da una vita, veramente da tanto tempo che non uso questo bronzer alla fine. Sì, io mi sto rompendo tutto lo smalto ed è questo qui, lo conoscerete tutti. Ha ancora un profumo di cioccolata buonissimo ed è un bronzer che assolutamente, un bronzer barra terra che assolutamente sfrutto in estate perché è abbastanza scurettina comunque. Voglio ripescare anche un prodotto di cui ancora non vi ho mai parlato perché effettivamente l'ho sfruttato pochissimo ed è il Glow Setter di Glam Glow, quindi un fissante per il trucco, un make-up setting spray che avevo comprato a 20 euro da Sephora, una profumazione buonissima, dolce, veramente molto buona. L'inci secondo me non era neanche malaccio se non ricordo male. Vabbè, adesso ho buttato la confezione, strano ma vero, l'ho buttata o forse non c'era, non lo so. Comunque sì, non mi ricordo, mi ricordo che appunto l'inci rispetto ad altri fissanti e per il trucco non era affatto male, solo che appunto come dice il nome dava questo effetto glow. Ecco, al viso luminoso ed inverno a me non piace tanto questo effetto luminoso, quindi preferisco più l'effetto matte e quindi l'avevo un attimo accantonato. Siccome ora siamo nel periodo che mi piace tantissimo invece l'effetto luminoso, lo voglio ripescare così vediamo un attimo anche se poi effettivamente mi piace come prodotto. Tra gli ombretti in crema mi ero dimenticata di dirvi che voglio assolutamente ripescare questi qua di Pixi. Questi sono per me dei must have. Questi sono i Liquid Fair Light, che sono degli ombretti in crema, luminosissimi, glitterati, ma si sfumano benissimo, si applicano benissimo, possono essere utilizzati come faccio io molto spesso, come top coat, quindi mettete un ombretto qualsiasi, poi applicate questo qua, lo tamponate un pochino sull'occhio e danno un effetto meraviglioso. Ho preso il Rose Gold per farvi vedere com'è il colore. Ed è quello che poi uso di più, però ho anche altre colorazioni che voglio assolutamente ripescare quest'estate perché sono degli ombretti super estivi. Potete utilizzarli come vi ho detto da soli, ma secondo me danno il meglio di sé sopra un ombretto. Io spesso appunto metto un ombretto classico, semplice, rosato, poi vado a picchiettare questo qui, dà un effetto meraviglioso, veramente. Passiamo invece agli ultimi prodotti che sono i prodotti per labbra. Voglio ripescare questi che ripesco ogni estate, che sono i gloss volumizzanti di Sephora, che ce li ho da un po', però sono veramente buoni. Sono gli Outrageuse effetto volume, effetto plumping, diciamo, alle labbra. Effettivamente un po' di effetto volume lo danno. Mi piace applicarli da soli, ma anche sopra gli ombretti, sopra i rossetti. Questo è il numero 01. Hanno un odore mentolato molto forte che potrebbe non piacervi, infatti a me l'odore non fa impazzire. Non so perché vi sto facendo lo swatch di questo, ma è completamente trasparente questo, anche se sembra leggermente rosato, è completamente trasparente ed è quello che ho usato di più tra tutti e due. Infatti penso, non so se si vede, ma è qua, mi piace tantissimo utilizzarlo da sole, dà effettivamente un effetto proprio plumping e rimpolpante. Non hanno un effetto di pizzicorio sulle labbra, ma hanno un effetto tipo rinfrescante, sì, un effetto tipo mentolato, non dà assolutamente fastidio e effettivamente rimpolpano un pochino le labbra.
Questo qua invece è il numero 04, davvero davvero carini. Vi parlo velocemente di Fireboard di Urban Decay, come non ripescarlo in estate, per me è un must have. Faceva parte della collezione di Urban Decay per Gwen Stefani che ho amato un sacco, però lo hanno messo in permanente, infatti ho la confezione della collezione, ma lo hanno messo in permanente perché era impossibile non metterlo in permanente. Questo rossetto parla da solo. Se non l'avete ancora comprato per l'estate, non so cosa state aspettando, sinceramente, perché è qualcosa di pazzesco. È tra l'altro molto morbido, cremoso, ma dopo poco si fissa, quindi non va da nessuna parte, non si sposta e dura un sacco. Dei Creamy Love di cui io voglio ripescare Baciami Stupido, che secondo me è un rossetto proprio super estivo, un rosso freddo, leggermente satinato. Come non ripescare i due miei must have della scorsa estate, Hot Tahiti e Plumful di MAC. Hot Tahiti è un glaze, ed è l'unico glaze che ho, ed è un rosso portabilissimo, cremoso da tutti i giorni, davvero carino e perfetto per l'estate. Perché a me per tutti i giorni, soprattutto d'estate, o mi piacciono i gloss o questi rossetti cremosi molto semplici e veloci e freschi da utilizzare. L'altro appunto è Plumful, che invece è un luster. Nonostante sia un luster, come vi dico sempre, ha una durata ottima. E anche questo tinge un pochino le labbra. Non so, lo metto qui. Bellissimi. Questi due sono proprio due rossetti. Ecco, ve l'ho messo qua. Questi sono proprio due rossetti di MAC. Secondo me anche questi da avere. Stavo dimenticando gli smalti che andrò a ripescare quest'estate, ve ne parlo velocemente perché comunque sono più o meno un po' i soliti, diciamo, che vado a ripescare sempre. Questi due sono di Essie, uno è Exotic Liars che ho già ripescato un po' di tempo fa, che avevo indosso anche in qualche video, lo amo proprio per l'estate, sia sui piedi proprio sia sulle mani, è qualcosa di magnifico, come anche Stupend Watermelon. Must, veramente, anche questo fantastico, sia sui piedi sia sulle mani. Poi ho il 226 Ninfea degli smalti ad olio di L'Oreal, super estivo, e voglio ripescare anche il numero 12 di Kiko. Non amo tantissimo questi smalti perché non durano molto rispetto agli altri, però sto provando un top coat davvero wow, quindi magari riuscirò a farlo durare un pochino di più. Quindi ragazze, questi sono i miei ripescati di quest'estate. Sicuramente qualche altro ripescato lo tirerò fuori dal cassetto. Mi piace un sacco fare questi video, spero piaceranno tanto anche a voi, proprio perché mi stimolano a riprendere prodotti dal cassetto, risfruttarli, riamarli, e dargli nuova vita. Io vi mando un grossissimo bacio e alla prossima!